E siamo online, vediamo se siamo online. Siamo online. Siamo online. Ok. Buonasera a tutti, buonasera. Aspettiamo. C'è un eco, sento. Io ti sento perfettamente. Sì. Prova Io sento l'eco di tutti, però. a abbassare il Adesso non lo volume. sento più, no, non a posto, ero io che avevo il volume di Twitch acceso, scusatemi. Ciao Antonino, ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Aspettiamo un attimino che si collega un po' di gente, così intanto pure fanno lo spalmino. Intanto grazie a Massimo Rosi, a Vito Coppola, il team creativo di Vietnam Horror che stasera qui con noi, a parlicchiare di quest'opera che... Ciao, ciao Sidney, ciao, ciao a tutti. A parlicchiare di quest'opera che a me ha lasciato molto dentro, ha lasciato, però ci arriviamo con calma. Grazie a voi di averci chiamato, altro che buonasera. Intanto, prima di tutto, come state? Giusto così perdiamo un attimino, qualche minuto, la gente si collega. Io alla Se no dico... grande, stanco morto, ma alla grande, dai. Bene. Io non dico mai Quasi benissimo, ma stiamo, dai, può andare meglio, siamo. va bene così. Sì. Esatto, Barcollo ma non mollo, così sono detto. esatto. Esatto. Tu di che zona sei, Vito? Io sono lucano, però sono qui a Firenze da 8 anni, quindi... Ah. Però no, ovviamente l'accento rimarrà per sempre quello... Ah, ok. Sai che io ero convinto che fossi siciliano, in realtà. No, 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 Non so no. perché. No. Anzi, io l'accento quasi barese, se mi lascio andare un po', Mi mi sono piazzo lì dimenticato fuori. forse l'accento siciliano. Sì, Vabbè, no. cavolo. La Sì, cosa no. strana Nemmeno è. se quello fiorentino non lo prendi, dal No, centro. tu Ma c'hai poi, anche Massimo. volendo, non ce la potrei fare, quindi no. È difficile, cioè. Massimo, tu hai pa palesemente un accento milanese. No, quello della Sì, più brianzolo, direi. siamo lì, siamo più o meno, siamo lì. Dai, nel frattempo iniziamo, poi andremo avanti. Di nuovo buonasera, grazie Massimo, grazie Vito per essere qui, ragazzi. Grazie a voi. Da qualche settimana, se non erro, correggetemi, è uscito questa bellissima opera, Vietnam Horror. Ringrazio la Leviathan Labs per il cappellino omaggio, che voi non potete capire perché abbiamo fatto una live internos che è stata molto gradevole e molto piacevole. Privé. Un privé. Quindi, se volete vedere qualcosa, pagateci e ve lo Sì, mostriamo. perché io ero in canotta, quindi Ecco, non mi c'era Vito in pagate. canotta, quindi Quindi ciao Marician, ciao. È uscito qualche settimana fa Vietnam Horror per Levital Labs, trovate la nostra recensione, anzi la mia recensione, a dirla tutta sul sito appunto www.playhero.it. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di donare se volete donare qualcosa, vi potete abbonare gratuitamente se avete Amazon Prime. Detto questo, iniziamo questa live. Massimo, io eccoci. ti chiedo semplicemente una cosa, Sì. parlaci di Vietnam Horror, che cos'è? Allora, al di là del fatto che è un fumetto horror ambientato in Vietnam, Vietnam Horror è la storia di un gruppo di soldati americani che rimangono appunto durante la guerra del Vietnam fondamentalmente bloccati in un'area della giungla alle pendici di questa montagna, con questo fiume che per l'appunto li taglia fuori da tutto fondamentalmente. E qual è il discorso? Il problema è che comunque l'invasione americana costringe a suo modo i vietnamiti a fare qualcosa, a chiedere aiuto ad un qualcosa che viene proprio da un loro retaggio molto più antico, da qualcosa appunto più del folklore, allo spirito della montagna, a quello che è la creatura che per loro, nello spiritismo folklore vietnamita, è la creatura che è lo spirito della montagna. E questa creatura, fondamentalmente, grazie a questa creatura, succederà che i nostri soldati americani sprofonderanno in un abisso di delirio e terrore. Nel mentre si affronta un'altra parte in parallelo di storia con quello che è un piccolo gruppo sopravvissuto a un assedio molto importante che deve andarli a tirare fuori di lì. Quindi di base la storia è questa, è la storia, sono due storie parallele di due punti di vista di soldati americani che si ritrovano praticamente incastrati in una situazione terrificante, dove appunto il folklore di una cultura a noi ultradistante, io ci ho messo anche un po' a studiarmela per Certo. andarmi a fare un po' di ricerca,
porta i soldati americani a una condizione assurda di terrore, quasi mi verrebbe da dire lovecraftiano, che poi è stata appunto una delle influenze maggiori che mi ha dato una mano appunto nella scrittura, soprattutto nel ritmo della storia. E quindi più o meno è questa, è la storia di questi qua che cercano, poveracci, di salvarsi la pelle, poveracci fino a un certo punto, di salvarsi la pelle, ecco, da questa condizione. Beh, infatti Massimo parlava pure di influenza, c'è molto Carpenter, io vedo, anche in realtà, quindi chapeau, perché sai cos'è? Che e questa la dico subito e poi magari arriviamo a Tentoni sull'argomento centrale, che ciò che scrivevano questi elementi, queste personcine di poco conto, no? Tempo fa, trattati oggi, si può correre il rischio che diventi quasi banale, cioè la cosa, un po' scimmiottare, no? Ed è difficile, ed è veramente difficile avere l'essere originale avendo solamente l'influenza, senza andare a storpiare o in qualche maniera a copiare addirittura, in certi casi, ciò che hanno lasciato. E quindi questo me coglioni, insomma. Cioè. Sai, secondo me quando fai questo tipo di operazione devi andare un po' più al nocciolo, no? Nel senso... Romero faceva gli zombie, è vero, però se ora vai a fare un film, un fumetto, una serie sugli zombie e basta, è una cosa banale, che fondamentalmente certo. Non interessa a nessuno. Però se vai a prendere il core, il significato di quello che erano magari per un Romero gli zombie, tipo per l'appunto la gente lobotomizzata e andava al supermercato, il razzismo, perché penso tanto tutti abbiano visto La notte dei morti viventi, La notte dei morti viventi è proprio un trattato di razzismo, e andava a trattare queste tematiche usando gli zombie come scamotage, fondamentalmente. Sicché io perlomeno quello che ho cercato e che provo a fare è quello, cioè capire il soggetto, il tema, il nocciolo della questione e ritrattarlo, riutilizzarlo in quella maniera, anche in modi diversi. Se vai solo a usare gli zombie, se vai solo a usare i mostri cosmici e non gli dai il senso, quello che dicevi te, no? Diventa una cosa un po' fine a se stessa. Sì, è uno scimmiottare, alla fine poi non viene, secondo me, nemmeno apprezzato in pieno. E ora, parlando appunto di quest'opera che mi accingo a prendere, è spiegata da Massimo, sembra quasi un compendio di vediamo che fanno questi. In realtà, ragazzi, vi cagate sotto se lo leggete letteralmente, perché è un horror, un action horror a tinte veramente Carpenter, Lovecraft, cioè c'è veramente del succo, e c'è dell'inquietudine in queste persone. Perché c'è dell'inquietudine? Adesso poi lascio la parola di nuovo a Massi per poi passare da Vito, perché i soldati che vedete qua sono i soldati che erano ai Vietnam, con tutte le loro paure, con tutte le loro angosce, con tutta la loro insana follia, perché hanno visto e vissuto alcune cose che per forza di cose, al di là di questo spirito della montagna, questa presenza così particolare all'interno dell'opera, insomma, loro già erano messi maluccio psicologicamente lì. Gli è arrivata una bella mazzata. Ecco Vito, Massimo, scusami, quanto c'è di Vietnam vero? Ma senti, lo studio che ho fatto di base è stato abbastanza importante, nel senso ho proprio cercato tra documentari e proprio scritti in generale di studiare il più possibile. Proprio poi sai, di buono c'è che comunque siamo tanto aiutati da quella che è, diciamo, l'epica americana nel cinema che parla del Vietnam, l'epica maledetta, mettiamola così, sì. Che parla del Vietnam, e quindi anche lì c'è un bel compendio di materiale utile. Però poi a livello proprio di storia, cioè oltretutto si diceva l'altra volta, su Netflix c'è una serie di documentari sul Vietnam che sono fantastici, cioè fatti benissimo, più che altro in un modo oggettivo. Cioè non sono troppo dalla parte degli americani, né invece troppo pietosistici dall'altra parte. È proprio, cioè lo studio è tanto, e ho proprio cercato di calarmi, no, nei personaggi, diciamo. C'è anche le cose degli incubi condivisi, perché i personaggi poi condivideranno tutti degli incubi, però si scopre piano piano
il PTSD che tutti, comunque praticamente tutti vivono, la storia in sé per sé, perché io ho proprio cercato di infilare questa cosa tra un evento importante che fu un importante assedio, che ora non mi ricordo precisamente il nome, ma nel fumetto c'è scritto. Sì, sì. È una fase quasi di, siamo quasi verso la fine, diciamo, verso la fine. Comunque verso la fine della parte grossa, importante della guerra. E, no, lo studio è stato veramente tanto. Poi appunto io ebbi la fortuna, quando vivevo negli Stati Uniti, di vedermi questo museo, andai a vedere un museo sul Vietnam, dove c'era appunto le statue di cera che ritraevano varie sequenze, eccetera, eccetera, no? E lì proprio ho scoperto cosa fossero i tunnel rats, quando ti parlo nel 2011, quindi ha decantato un po' questo concetto. Sì, sì. Mi rimase tanto impresso in realtà, e mi sconvolse anche un po', proprio tutto anche quello che, chi lo vedrà all'interno del fumetto, sono le trappole, come sono utilizzate, sono tutte in realtà reali, cioè succedeva veramente che i vietnamiti, per difendersi appunto dalla minaccia del colosso americano, riempissero i tunnel di acqua, di animali, di serpenti, allo stesso tempo facessero delle trappole con i paletti appuntiti sottoterra, dove i soldati finivano dentro e rimanevano trafitti. Erano proprio tutte rimedi, poveracci, che con i mezzi che avevano per contrastare gli americani, che però appunto gli americani buttati così allo sbaraglio, quei mezzi lì erano terrificanti per loro, erano quasi tribali, no? E quindi un pochino, secondo me, mettevano quella soggezione proprio all'interno del soldato. E infatti all'interno di Vietnam Horror c'è questa sorta di dualismo visivo, e quindi faccio un saltino al video e poi ripasso di nuovo. Dualismo visivo per quanto riguarda l'aspetto di impatto artistico. Perché? Perché qua io noto la diversità nei volti dell'espressione dei personaggi, che detta così può dire, vabbè, è normale, Vito mi potrebbe dire, mica li faccio tutti uguali. Sì, sono d'accordo con te, però è quello che l'americano, in questo caso, non si aspetta, come se fosse la prima volta che vede quelle situazioni, che vede quei tunnel riempiti di trappoli, di cose, nonostante tutto, perché, come ha detto Massi, siamo verso la fine di quella guerra, e quindi c'è quella sorta di non abitudine a questo aspetto così particolare del Vietnam. Quindi, Vito, ti chiedo, quanto è stato difficile imprimere un'espressione, un'anima, dare un'anima a questi personaggi? Ma come dicevo l'altra volta, innanzitutto il periodo non è stato felicissimo, perché l'abbiamo chiuso a fine 2020, quindi dopo tutto quel, diciamo, quel bel periodone, eccetera. E io avevo da fare praticamente solo quello, quindi mi ci sono immerso completamente. Anzi, in realtà anche più del dovuto, perché abbiamo slittato un po' con le consegne. Però la capoccia. Sì, vabbè. Però, niente, io ti dico che mentre disegnavo certe espressioni le facevo anch'io, cioè mi veniva quasi da sgranare sempre di più gli occhi e cercare, certo, di appunto imprimerle sui personaggi. Chiaramente mi hanno aiutato un sacco comunque le reference che ho inserito, perché non sono ovviamente personaggi magari inventati, ho usato anche alcuni volti familiari, questo aiuta molto, perché comunque non li fai da zero, ecco. Certo, certo. Se mi dici però che dentro c'è un Massimo Rosi, voglio sapere chi è. È la parte peggiore. Certo. Tra l'altro è deciso da lui e non da me, quindi in realtà è uno anche onesto, cioè nel senso... Guarda, te ne faccio vedere, eccolo. Eccolo qua, lo so, ci avrei veramente scommesso l'anima, guarda. Queste manie di protagonismo. Sì, no, me la voleva far pagare. Chiaro, chiaro. Sì, sì, giusto, ci siamo un po' tutti, ci siamo io, lui, c'è qualche amico quella. Ti ripeto, quello mi ha aiutato, perché appunto conoscendo proprio le espressioni che fanno, è chiaro che non sono le espressioni così spaventate, così terrificanti, cioè nel senso comunque mi sono un po' immerso anch'io, no, nella situazione, però se mi chiedi cos'è che mi ha spinto a dare questa forza, secondo me è stato il periodo e la lungimiranza nel progetto, proprio, capito?
anche il fatto che, se non avevi Vito, se non ricordo male, te praticamente non leggevi mai tutta la sceneggiatura, facevi passo allora, passo. Allora, sì, esatto, questo in realtà... È curiosa questa cosa. Sì, perché in realtà è come se non volessi... Magari si commette un errore, quindi è sempre meglio leggere tutto, però certo, non volevo spoilerarmi nulla alla fine, perché, non lo so... volevi vivertela quasi come un lettore, cioè che... Sì, solamente sì, che esatto, disegnavi in quel caso. Proprio per non togliermi, diciamo, nessun senso di stupore, di paura, capito? Poi chiaramente non è un metodo di lavoro... È una cosa tua. Sì, sì, sì. È preferibile fare il contrario, però anche quello forse mi ha aiutato alla fine. Chapeau, cioè nel senso, presumo che comunque in qualche maniera ti allunghi il lavoro, non tanto tempo, sì, di tempo. Ci sono molti particolari che ovviamente non devi lasciarli perdere, perché ovviamente Massimo, è ovvio, è lo sceneggiatore, magari a lungo andare qualcosina mi può sfuggire e quindi mi farebbe poi ritornare, no, a sistemare. Certo. Io ero attentissimo a questi particolari perché avevo l'ansia proprio di dover tornare indietro, sapendo che era colpa mia, quindi alla fine sì, ci perdi un po' più di tempo, ma... Non lo so, forse in questo caso ne valsa la pena. Sì, io voglio vedere, voglio mostrarvi la split page di Vito, che è spettacolare. So che decontestualizzato non faccio spoiler, quindi non rompetemi marò. Quindi, per dire, quest'uomo qui in basso, alla mia destra, in basso a destra, che cosa fa? Quindi, Che devo dire? Io dico, ero a letto che stavo leggendo questa cosa. Giro pagina e mi ritrovo immagine qua, mi sono fermato, l'ho chiuso, ho letto, leggo domani mattina, quando c'è la luce del sole. Poi quella scena lì abbiamo proprio cercato di farla tutta un po' in soggettiva, un po' tipo videogame quasi. Ci siete riusciti. Sì, perché anche il discorso che facevate delle trappole, dei tunnel sotterranei, ignoravo anch'io, cioè nel senso, ovviamente anche per me è stata un po' cruda, no? Però conoscendo Massimo dico, vabbè, magari l'inserisce lui, si sveglia male la mattina e mi fa mettere un tunnel mortale, no? In realtà erano purtroppo così. Beh, se questo, tutto questo porta a questo risultato finale, vabbè, va bene così, no? Ma, cioè, va bene per noi, va bene per tutti. No, ma infatti, guarda, io per me è stato un viaggio fantastico, cioè io felicissimo. Credo abbiamo proprio anche in fase di lavoro rivisto e ricorretto pochissimo, forse quasi niente. Cioè è proprio andato molto molto liscio in questo caso. Ti ricordi, Massimo, il momento preciso in cui hai detto, cazzo, voglio fare questo fumetto? Sì. In realtà, con Vito, è buffa sta cosa, perché il proposal che abbiamo mandato in America era una storia breve per un'antologia horror che era Vietnam Horror, fondamentalmente, ma compressa in quanto 15 pagine. 15 pagine, sì. E in quel periodo proprio mi dissi, siccome avevo in mente di lavorare su questa antologia horror e tutto, dissi proprio, sarebbe molto bello fare una sorta di trilogia di storie di guerra horror, perché comunque è vero, ce ne sono, ma non così tante. Cioè mi viene in mente appunto quello The Keep, quello sulla trincea con Andy Serkis, che non mi ricordo mai il titolo, cioè ce ne sono pochi comunque, molto molto pochi. E quindi pensai, sarebbe molto bello proprio fondere l'horror alle storie di guerra in generale, no? Potrebbe essere veramente interessante. E mi dette tanta spinta in realtà per questa, come prima, il film Jacob's Ladder, che in italiano si chiama tipo Allucinazione perversa, una roba del genere. Mi sarebbe piaciuto molto vedere approfondito tutto quello che era successo lì in Vietnam, no? I soldati che da drogati si erano uccisi tra di loro nello stesso plotone, eccetera, eccetera, no? E quindi pensai, Madonna, potrei raccontare una storia sul Vietnam, ma usando un qualcosa di folk horror. Io poi sono un grande amante delle storie horror folk in generale, soprattutto quelle russe, mi garbano le storie horror slave, a me tantissimo. Ti chiederò qualche titolo, allora. Il Vurdalak. Ma c'è un'edizione italiana oppure no? Senti, credo di sì, credo. Ma vado a cercare subito, io nel frattempo... È un poemetto di un Tolstoi, non il Tolstoi
famoso, il Vurdalak, se no il Vinci, okay. Cioè ce n'è di roba interessante. Okay. Anche il Vurdalak sì, fondamentalmente sì, è una storia folk horror che parla però di guerra, che erano i soldati che ritornavano dalla guerra contro gli ottomani ai tempi, che praticamente il soldato tornava cambiato, tornava vampirizzato dai turchi, dalla guerra, e vampirizzava la famiglia. Bellissimo, cioè se ci pensi, già allora sì, ai tempi sì, facevano sì, la roba fighissima. Sì. E quindi ho proprio pensato che volevo fare qualcosa di folk horror ambientato all'interno della guerra del Vietnam, però non usare sempre il classico tipo di horror folcloristico americano, il classico gotico americano, no? Volevo fare qualcosa di più legato al territorio invaso, no? E quindi proprio, cioè in realtà la trama in sé, il sentimento in sé che spinge la storia è un sentimento abbastanza semplice, cioè il posto invaso, questi si rifanno a un loro spirito, certo, una loro divinità per mandare via gli invasori, però e poi è il come evolve, e il come è abbastanza inusuale perché per l'appunto ci si rifà a uno spiritismo vietnamita, no? Che ora io il nome della divinità ce l'ho scritta da qualche parte ma non la sapevo. Beh, è impronunciabile tra l'altro. Sì. Era anche rivisto come l'immortale delle montagne, perché ai tempi vedevano nelle nebbie, c'era questa paura nella nebbia, che ha visto quando la montagna produce o attira nebbia. Sì, perché c'è tanto, la bellezza di Vietnam Horror non è solamente il fatto che ci sia molta presenza horror in sé per sé, dal titolo si presenta da sé, no? Ma c'è anche una sorta di questo spiritualismo legato a ste leggende, a sto folklore, no? E mi viene proprio da pensare a quel folklore di una volta, anche in quella live privata che abbiamo fatto tra di noi, parlavamo di alcuni ragazzi, Cristian Sartirana, lo stesso Luigi Musolino, tipo qua io oggi scrivevo proprio una recensione su sta cosa, su Pupille, sull'ultimo suo libro. Ed è veramente bello perché nel mercato negli ultimi anni c'è veramente tanta roba, ma poche sono veramente quelle che meritano, e Vietnam Horror è una di queste. Grazie. Prego. Intanto i chatbox dicono tutto ciò è meraviglioso, Sidney. Gli sta piacendo, Sidney. Marisciane dice: mi sono perso i primi 2 minuti di live, quindi non so se l'avete già detto, ma come mai avete scelto proprio il Vietnam? Effettivamente, in parte hai già risposto a questa domanda. Sì, più o meno è stata da un film, in realtà. Cioè, l'idea è venuta fuori da uno dei miei film preferiti, quindi da un film, però poi l'idea era proprio al di là di fare... Ci sarebbe stato Vietnam, Prima Guerra Mondiale, ambientato in Italia, e Seconda Guerra Mondiale durante l'invasione dei nazisti in Unione Sovietica. Quindi l'idea era quella. In realtà tutti e tre hanno già una struttura, cioè Vietnam Horror l'ha già fatto, gli altri due hanno già una struttura impostata, quindi... Sì, tra l'altro poi anche l'ossatura, no, che gli hai dato è originale, perché comunque a tema Vietnam, soprattutto sui film, c'è il mondo. Tantissimo. Certo. Fatto roba fatta benissima, roba fatta ma anche no. No, e quindi è stato anche coraggioso in un certo senso, no? Io senti, ora non so se si può dire qui, mi sono cagato addosso la prima volta che ho dovuto mandare in America, perché culturalmente non è qualcosa di nostro, no, il Vietnam, e avevo molta molta paura di della critica, delle recensioni, perché comunque andavamo a toccare un argomento che uno ti può dire ma che vuoi, cioè anche voi te, no? E invece in realtà paradossalmente è stato accolto benissimo negli Stati Uniti, in modo sorprendente. Infatti dicevi che sta andando molto ma molto bene. Sì, cioè, è sold out, è andato la critica proprio gente, americani, cioè quindi critica loro, cioè non c'è stato nessuno che abbia detto un qualcosa di negativo su Vietnam Horror. E per questo io, guarda, ti dico, lì per lì mi avevo un po' paura, perché comunque appunto non è un tema nostro, non è storia nostra in questo caso. Certo, anche il discorso del bianco e nero che dicevamo l'altra volta, sì, perché quello è stato accolto benissimo. Io ci tenevo perché comunque gli americani, sai, vanno sempre più per i colori, chiaro, però lo hanno proprio specificato nei commenti, nei complimenti, ci tenevano a specificare proprio
la riuscita del bianco e nero, il fatto che proprio sono rimasti sorpresi, no? Da questa scelta e dalla riuscita, quindi io ho detto vai. Cioè. È una doppia, anzi tripla vittoria in realtà, proprio sì. Aver fatto breccia nel mercato americano e soprattutto nel lettore americano, perché mi viene da pensare a De Felici, durante una chiacchierata su Oblivion Song, altra opera che ha fatto con Kirkman, parlavamo appunto di come gli americani avessero accolto i suoi disegni. Per me De Felici è bellissimo, cioè è un mostro per me. E io ricordo che mi disse: ma in America dicono che sono troppo europeo, in Francia dicono che sono troppo americano. quindi storicamente gli americani, soprattutto per quanto riguarda i disegni e le colorazioni, come diceva Vito, sono molto puntigliosi, quindi fargli digerire qualcosa in bianco e nero, che parlando di cultura non fa parte della loro cultura, o perlomeno inizialmente sì, poi non più, è veramente difficile. Quindi, come dice infatti Marichan in chat, una scelta vincente. È andata bene, poi... Appunto, noi ci siamo a un certo punto ci siamo detti: oh, se non va, pazienza, è un fumetto, non si muore mica, no? Si è detto sì che se non dovesse andare, pazienza, cioè non limitiamo. C'era qualcosa che io volevo raccontare, che con Vito si voleva ampliare da quella storia breve. Si è detto: pace, si fa. Se poi certo. Era comunque un peccato lasciarla in 15 tavole, no? Cioè, lasciarla lì dimenticata. Quindi direi, Vito, volevo farti un'altra domanda. Hai trovato una difficoltà maggiore nell'appunto disegnare Vietnam Horror? Ma nel disegnare ti posso dire un po' tutto e niente, nel senso che comunque non dovevo inventarmi nulla, quindi avevo chiaramente un po' di materiale a disposizione, però appunto, come diceva anche Massimo, andavamo a toccare un tasto comunque per gli americani abbastanza preciso, quindi non devi inventarti nulla, deve essere fatto in una certa maniera, e magari dovevo essere un po' meticoloso su certi aspetti, anche estetici magari, no? Le armi, l'abbigliamento e tutto il resto, no? Però secondo me quello che un po' era difficile centrare era questo senso di continua presenza, no? della montagna, no? E quello è stato difficile magari per il fatto che, sì, ovviamente la vediamo, ma non sempre, però, e questo te lo dico per inciso perché quando ho riletto il volume come ha funzionato, la sentiamo sempre, cioè anche quando non si vede. Quindi in realtà, secondo me il difficile era un po' quello, rendere diciamo sempre presente questo spirito anche nelle tavole in cui non si vedeva. E lì subentra l'oscurità, il bianco e nero, l'espressione, tutto quello che dicevamo. Infatti, perché hai caricato proprio quella sensazione proprio lì, l'hai impressa quasi, no? Sì. Io ci volevo il nero anche, cioè, io dico sempre, magari col nero magari riesci più a creare che a togliere. Di solito uno dice il nero è l'oscurità, invece secondo me no, tutto l'opposto. In realtà col nero puoi creare di tutto. Io a volte ci esagero. Questo è vero, è proprio per dare un senso al discorso del personaggio che parlavamo prima della live, si chiama Miura, non so se lo conoscete, proprio legando il discorso che diceva Vito, col nero si può fare tutto, è vero. Sì, è vero. Mai, cioè, veramente, io provo a pensare a qualcosa di tanto forte, e non sto esagerando in realtà, come Vietnam Horror, basandomi un po' sulla categoria, sul genere, di bianco e nero, e non riesco a trovare qualcosa con un impatto così forte a livello estetico, a livello visivo, a livello artistico, non riesco a trovare nessun altro titolo in realtà così carico, di così dark, così scuro, no? In Italia non mi viene... A me viene in mente, cioè, scusami. No, prego. No, dicevo, a me viene in mente Babylon, forse di Zezzeli, non so se ce l'avete presente. Ovviamente sì, parla di tutt'altro. Il titolo però... non è nuovo in realtà, però forse mi sfugge qualche cosa. Per me quello è fortissimo perché non ci sono testi, cioè un volume interamente in bianco e nero e funziona alla grande. Quindi però effettivamente il bianco e nero, ora non dico che non vada, però
Non lo Sì, so, magari. forse ora che ci penso, che mi hai dato l'assist del fumetto muto, anzi, anche in casa la vita dal Labs c'è un fumetto muto di una musicassetta Underdogs. dove c'è molta violenza di nero in un certo senso, no? Dovrei avere qualcos'altro pure Sì, da qualche lui ha parte. fatto tutto poi a matita, è tutto a matita, quindi sì, c'ha queste matite piene, grosse. A me viene in mente più la scuola argentina, forse, dai Brescia, Anche, è vero, che forse è eccolo quello, qua. secondo me, da un lato che agli americani l'ha un po' più Eccolo abituati. qua. Sì. Ecco, visto? Parlando, ridendo, esce fuori qualcosa. È un trip della Madonna, vabbè. Sì, quello è molto matto come cavallo. Letteralmente. Cioè, c'è un utilizzo di neri anche qua, mica da poco, Sì, in un certo senso. Però ecco, Vietnam Horror a livello artistico ha veramente questa inquietudine tra le pagine, cioè il nero è più nero che mai. Ed è paradossale dirlo, perché sembra quasi che questo nero sia grondante di sangue. È un po' una somma più romanzata, però. No, guarda, ti dico che mentre lo disegnavo ora mi viene in mente così, larghi tratti, mi ricordo che c'erano alcune scene ovviamente di giorno, si svolgevano durante il giorno e io tornavo proprio a respirare, cioè mi affacciavo anch'io, perché ero immerso proprio. Quindi l'hai vissuta totalmente Sì, l'esperienza. no, ti ripeto, forse è stato quello, non è stato un progetto breve, comunque in un periodo non facile, quindi. Certo. Cioè, ti giuro che a tratti ti invidio, perché da appassionato vorrei. No, è vero, perché da appassionato mi piacerebbe vivere questa sensazione di empatia totale. L'immersione completa, Sì, sì. che ce l'hai da lettone, per l'amor di Dio, da lettore ce l'hai per forza di cose, però in un certo senso è diverso perché lo stai creando, no? Sì, no, chiaro. No, ma a me comunque mi aiuta molto, nel senso ora con Massimo abbiamo fatto anche una storia che poi diciamo, non è più uscita fuori, però anche lì si parlava di, no, di massi di vichinghi, di barbari. Attenzione, questo è uno No, spoiler, no, 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 eh? no, non è uno spoiler in realtà. E quindi, no, era solo per dirti che in quel caso lì io praticamente ascoltavo, non dico tutto il giorno, ma quasi colonne sonore di Vikings, cioè nel senso cercavo comunque di immergermi, io mi cerco anche quello che è il contorno, no? Non solo le mie reference, cerco anche la musica adatta, cerco il Certo. contesto in generale, mi dà una mano, nel senso non diventa tutto Ti crei schematico. un'atmosfera. Io ho Certo. amici lettori di quelli proprio accaniti, che loro leggono in determinati contesti, cioè non è tipo io ora vi saluto, mi siedo sulla poltrona e leggo. No, loro tipo la cosa horror se la leggono la sera con la lucina, devo essere sincero, pure io faccio a volte così. Perché mi piace appunto questo tipo di immersione, però diciamo in un certo senso il vostro è moltiplicato per 100 perché lo create voi. Quindi, Sì. sai, anche se io non conosco la storia di Vietnam Horror, per esempio, da lettore lo leggo, so che però non mi può accadere niente, cioè so che andrò dall'inizio alla fine. Invece il vostro viaggio è un viaggio nell'ignoto, perché crei, ma poi non sai cosa ci sarà. Certo. Questo è dal mio punto di vista appassionato, è invidiabile. È invidiabile. Più che altro ti fai l'atmosfera in base anche io, perlomeno nel mio caso, in base anche a quello che scrivo, cambia quello che ascolto, cambia quello che mi guardo. Io c'è stato un periodo, per esempio, ho fatto una full immersion di film western da diventarci matto. Era anche bello perché era un periodo che era inverno, quindi accendevo il camino, mi mettevo qui, mi mettevo i film con Clint Eastwood e mi facevo tutta questa atmosfera. E poi magari Certo. andando a scrivere. Mi mettevo tutto del western, dark western, Morricone e quello e quell'altro. Quindi la cosa bella è che proprio ti permea, lo respiri in ogni cosa in questo caso. Io per esempio Vietnam Horror c'è tutta una parte, ascoltavo la roba, le colonne sonore di Hellraiser, cioè per capirsi, no? E quindi Beh, le queste leggerino. musine leggere, queste musine leggere, tutti questi violini, tutta sta roba, c'era proprio Sì, intenso. cioè, ragionato in un certo senso un po'
schizzato, cioè ti inchiodavi in croce da solo, diciamo, proprio con la manita, Sì. No, ma io infatti per quello proprio mi sono, cioè, proprio per staccarmi da quando entro in full immersione, io proprio c'entro dentro, proprio mi vedo il film, a volte gli vado dietro quando scrivo, no? E proprio per staccarmi, io ne so, io non lavoro da casa. Io vado in studio, la sera vado in palestra, cioè ho tutte delle routine in modo tale da comunque tornare alla vita vera, capito? In questo senso, perché Certo. facendolo tutto il giorno, se no ci perdi la capoccia, diventi Miura per l'appunto, capito? Esatto. In bene e nel male soprattutto, lo fa. Infatti ti volevo fare una domanda, Massimo, un po' al di fuori, no, non tanto al di fuori di Vietnam Horror. Ti volevo chiedere il tuo processo creativo, cioè come nasce il Massimo una storia? Ma senti, allora, Perché a poi, volte. scusami, ricordiamo anche chi ci segue che Massimo non è solamente un autore, ma è anche un professore della scuola del Alla fumetto. scuola di comics, sì, a Sì, Firenze. a Firenze. Ma sai, dipende in realtà, è molto. Il come arriva la prima volta l'idea varia da fumetto, da idea a idea, no? Nel senso, magari vedi un film che lo percepisci in un'altra maniera e dici accidenti, però il film poi prende un'altra piega e dici accidenti, però una storia così sarebbe molto bella farla, oppure tipo leggi qualcosa, leggi un articolo, leggi qualcosa che ti fa incazzare, leggi qualcosa che ti piace, leggi qualcosa, capito? Cioè ti viene un'inquietudine legata a qualcos'altro e poi da quel momento appena ti arriva la prima idea che paradossalmente può essere anche il finale della tua storia, può essere un Certo. pezzettino, può essere un concetto, no? A quel punto inizi a ragionarci. Io, per esempio, ho tantissimi album dove mi segno gli appunti a mano, no? E quindi inizi piano piano a buttare giù idee, a studiare l'argomento. Se magari è una tematica particolare, te la vai ad approfondire. Più approfondisci, più trovi idee. Più studi, più impari, più trovi idee, no? E poi inizia quello, inizia questa fase di studio, poi le sublimi Certo. andando a passeggiare, andando a fare la spesa, ascoltandoti la musica, Certo. e piano piano prende tutta forma. Dopo che questo procedimento creativo puro, diciamo, quasi anche caotico, ce l'hai, allora lo devi ingabbiare, no? Almeno così nel mio caso. Certo. Quindi cominci con un overview, dove praticamente ti La scrivi un sinossi po'. praticamente. No, più io odio scrivere le sinossi, cioè questo è il mio problema professionale. Io odio scrivere le sinossi. Io vado direttamente sul. No, l'overview è più, che ne so, cosa succede in ogni episodio, poi cosa succede in Ok, ogni gruppo di pagine, un po' come è il lavoro quasi nel un cinema, recap cioè, vai scena praticamente. per scena Sì, quasi, sì, no? sì. Vai quasi scena per scena. E poi vai. Poi vai con la sceneggiatura a quel punto. Io, per esempio, c'è un progetto che è stato molto de panza, mi viene da dire, che è Broken Souls Ballad, fatto con Ludovica Ceregatti, che in Italia è ancora inedito. Io quello ho rischiato perché ho scritto senza niente. Cioè, ho detto non me ne frega niente, vado così, cioè vado proprio senza volante, non mi interessa, perché me la sentivo, cioè non lo so, la sentivo e sono andato. E quindi. Quello è più un rischio, magari, non lo consiglierei a tutti, però è qualcosa che, cioè, alla fine il processo creativo è anche sperimentazione, no? In questo Certo, senso, quindi non è sempre uguale. Per è Vietnam anche Horror. un metro di misura per conoscersi, cioè per capire anche dove arrivi in un certo senso, Certo, poi fa anche delle cazzate quando no? fai queste cose, se Certo, succede. Magari puoi fare qualcosa che non incontra, diciamo, il favore, diciamo, dei lettori e ci sta, nel senso, non è una cosa da. Secondo me è da condannare se capita a qualcuno, dovesse capitare, perché comunque tutto il più è qualcosa che non ci siamo trovati, no? Non è. certo. E quindi no, per Vietnam, per esempio, per Vietnam Horror è stato molto più da, come si diceva prima, dal voler raccontare queste storie horror di guerra, e lì la partenza è stata un po' differente perché avevo la struttura della storia breve, quindi la storia breve mi riassumeva tutta la miniserie di quattro numeri americani, perché sono quattro numeri da 22 pagine circa. Ho usato quella come griglia, diciamo, come base, e poi l'ho approfondita il più possibile, e allo stesso tempo ho cercato di fare un lavoro sui personaggi di approfondimento ulteriore per i dialoghi, che secondo me era molto importante perché il dialetto
fatto, il modo di parlare del soldato americano in Vietnam è molto particolare. C'è anche gli slang, i gerghi, quando le metafore, le battutine, cioè, c'è stata un'attenzione molto attenta. Cioè, io appunto ci sono passato 3 volte in quella fase di lavoro. E anche in questo, infatti, a livello narrativo, proprio di lettura, si percepisce che c'è una ricerca che hai fatto, una Sì. ricerca che è proprio ferma a quel tempo, perché comunque io ho visto anche delle note un po' di sociopolitico all'interno di Vietnam Horror, no? Anche il fatto di aggiungere questi personaggi così martoriati, ma non solo a livello magari estetico fuori, ma soprattutto dentro, mettere il personaggio che ormai è tanto abituato alla guerra che non vuole più ritornare, vuole continuare a fare una guerra che ormai è finita, gli sgoccioli, mettere l'uomo, appunto, il personaggio che vive costantemente e rivive tutto quello che ha passato. Quindi c'è veramente tanta verità anche in questa storia. Sai, ci sono stato tanto attento in questo caso, proprio cercando anche tanto di mettermi nei loro panni, no? Di alcuni personaggi, anche un po' magari improvvisando, perché non potevo saperlo. Certo. Cioè, cercando di immaginarmi come sarebbe potuto succedere, per esempio, e cercando sempre di dargli una complessità proprio dell'essere umano, non tagliargli con l'accetta come un Colton, uno dei protagonisti, cioè uno dei praticamente il protagonista, che lui appunto è afroamericano. Viene da una situazione orrenda, gli afroamericani comunque erano un po' più carne da cannone, venivano mandati avanti. Infatti, è uno dei primi avvisi quando viene mandato lui nel tunnel, dice: me lo immaginavo, no? Che toccava, sarebbe toccata a me. E però lui lo fa, nonostante siamo in questa situazione ormai caotica e tutto. Lui continua a perseguire l'obiettivo, la missione, perché spera in qualche modo lo redima, gli dia qualcosa a livello sociale, tornando a casa, impegnarsi in guerra, no? E Certo. quindi, cioè, si pone come un personaggio molto sfaccettato in questo senso, anche nelle Certo. azioni che compie. O l'altro, appunto, è Adrian, che è quello che invece non vuole tornare via, perché non tanto perché gli piace la guerra o perché gli piace lì, è più lì lui fa un discorso, se non ricordo male, ora nello specifico, dice: è come chiede a una donna violentata di tornare a fare l'amore subito, no? Un Sì, discorso. perché è conscio lui che questa cosa l'ha cambiato talmente tanto che non riuscirebbe più a vivere in un contesto, tra virgolette, di normalità. Esatto, sarebbe un disgraziato, il matto del paese, il Sì, sì, John sì. Rambo, no? Del Sì, primo sì, sì. film, no? Cioè, Sì, lo sai, prete fornicatore, quello che ho all'Apocalisse, mezzo esatto, sì. cioè, è quello, cioè, talmente tanto sono stati tanti di loro feriti dalla guerra, da tutto quello che è successo, da quello che hanno fatto, che dice: ma come faccio a tornare a casa, no? Se ci pensi è un po' abbastanza realistica, no? Come tipo di Esatto. sentimento. Infatti mi sento proprio da dire anche a chi ci ascolta che leggere Vietnam Horror non è solamente leggere una bella storia, ma è anche andare a togliere strato dopo strato ai personaggi per arrivare poi alla loro essenza, perché nel fondo poi trovi realmente chi sono loro, no? E lì capisci quanto stanno male, in un certo senso, no? Chiedono dalla chat box, quindi la posso girare, penso, a tutte e due la domanda, anche se già Vito penso di averla fatta. La parte più difficile da fare qual è stata? Se c'è stata, ovviamente. Vado io, vai te, Vai, Vito. vai, vai, vai. Vai, Vito, vai, Sì, Vito. io magari, come dicevo prima, appunto, la parte è stata quella di rendere, di far trasparire appunto questa pressione costante dello spirito della montagna, anche quando non si vedeva. E appunto No, mi sono è servito. vero. Sì, no, perché ovviamente quando ci sono delle scene in cui lo vediamo, lì mi divertivo e via. Però anche scene in cui era assente, no? Ma era di contorno, cioè era sempre tra noi, lì in qualche maniera dovevo valorizzare. Io ho usato un botto di nero anche per quello, nel senso mi sono aiutato.
Cioè, ho detto qui, ho la Ed è palla vero, è scioccante, cioè è scioccante questa cosa che sta dicendo. Io sto, sai, hai presente la sensazione quando ti arriva una petata di punta sui denti? Così, perché povero Vito si sarà baccato tanti di quei stronzi da parte mia, perché io sentivo quell'angoscia quando non c'era lui, No, 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 guardavo lo ma io ci sfondo tengo. e andavo in cespuglio, dicevo, minchia, è lì dietro, che guarda, che spia. No, 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 ma io Cioè, ragazzi. cioè, nel senso, ci tenevo a dirlo perché, ti ripeto, ha funzionato con me e non l'avrei detto. Ha Io l'ho funzionato anche con risvogliato me. dopo 2 mesi, credo, da quando avevamo finito, e ho detto, cavolo, ma sai che un po' è riuscita, no, la faccenda, perché io, sai, quando sono immerso e sto lì a disegnarla, magari, diciamo, non me ne rendo conto, perché comunque mi occupo dell'altra parte, no? Però da lettore, cioè, risfogliandolo, ho detto, ma... Si sente, si sente. Ora, senza esagerare, ma si sente. Poi io Sì. la conoscevo la storia, nel senso. No, io esagero perché è vero, cioè, può capire solamente chi ha letto Vietnam Horror. E come dicevo, io mi trovavo in certe situazioni dove appunto questo spirito della montagna non era presente, però si sentiva, si percepiva questo alone, questa sua presenza, che non era una presenza fisica, appunto. E cazzo, è quasi giocare di psicologia, no? Cioè, hai presente, tipo, è come se ti bendano in una stanza dove c'è un pavimento liscio e ti dicono stai attento, occhi al buco, però il buco non c'è, capito? Però tu sei bendato. Ecco, la cosa che ti Sì, arrivava è la galera. questa. E io, cioè, ci sono rimasto sconvolto appena l'hai detto, perché io veramente ti ho mandato tanti di quei accidenti in quel senso, diceva, allora, sta a vedere a sto disegnatore che mi sta facendo vivere un quarto d'ora di ansia. Sono le offese e complimenti più belli Sì, che sì, potessi sì. ricevere, chiaramente. Sì, è come c'è Quindi stato un va americano benissimo. che è uno youtuber che mentre lo sfogliava e tutto non aveva, ha detto non aveva dormito la sera prima perché se l'era letto e gli era presa l'ansia. E io ho detto, perfetto, Guarda, bellissimo, va benone, più ansia. io no, sarò sincero e poi ti faccio rispondere pure a te, Massi. Io in genere, per quanto riguarda l'horror, sono molto selettivo. Nel senso, non mi fanno paura, non mi creano, ti dico sinceramente, magari io l'Overcraft l'ho letto, mi piace un botto, cioè proprio lo amo lui. Sentivo l'angoscia, l'ansia, ma la sera dormivo, la sera riuscivo a dormire, forse perché l'ho letto un po' in giovane età, quindi non avevo uno storico da letto, magari se lo leggo ora non dormo più. Ultimamente a me mi è successo, parlavamo di Christian Sartirana con Unborn, con Pupil e con Vietnam Horror, porca troia. Ma sai perché è quell'horror un po' sottile in tanti tratti, che comunque lavora sì sulla narrativa lovecraftiana, ma non la utilizza, cioè la utilizza solo come mezzo, secondo Sì, me. come mezzo, come Da mezzo. portare come esempio, forse più che a me mi ha influenzato moltissimo, perché in quel periodo l'avevo scoperta, la stavo guardando, la serie di The Terror, la prima stagione. Sì. A me quella lì Bellissimo. è piaciuto tantissimo, cioè l'ho trovata proprio, cioè quello fa quasi più paura e comunque non c'hai grandi mostri, grandi cose, fa più paura all'uomo, no? Anche in The Terror, e mi piaceva questa cosa da utilizzare appunto in Vietnam Horror. Vuoi rispondere Massimo? Perché poi ho Sì, un'altra scusami. domanda per No, allora, Vito, la mia in Massimo. realtà, dico la verità, è una parte un po' più pallosa, nel senso che La sinossi, no? quella fottuta sinossi. No, è stato in realtà che appena fatto tutti i passaggi, tutto il lavoro, i primi due, ho detto ci sono passato 3 volte dai personaggi, dopo i primi due passaggi lo rivedevo con il mio editor americano, no? Che praticamente lui mi dà una mano comunque perché cioè, io scrivo in inglese, però ovviamente ho bisogno di un madrelingua editor per poi rivedermi tutto. Quello è normale perché non sono un madrelingua. E praticamente leggendolo lui mi disse, e mi mandò un po' in paranoia, mi disse, secondo me alcune cose non sono molto chiare, secondo me alcune cose le rivedrei, non lo so, ragionaci un attimo perché alcuni dettagli forse possono sfuggire, no? E io gli dissi, mica,
come faccio? Abbiamo appena finito, cioè, Vito appena finito, non è che gli posso dire, ehi, aggiungiamo, facciamo quello lì. E allora è venuta fuori l'idea della doppia didascalia, le didascalie di pensiero di Colton nei diari di Adrian. E fare quelle in modo che andassero, che io poi sono molto insicuro quando mi si dice una cosa del genere, cioè tipo cado in un baratro, la mia moglie dicevo leggilo ma si capisce, cioè ero tutto, no? E lavorando proprio sulle didascalie e sulle didascalie del diario, ho avuto un po' paura, per me è stato un po' difficile, certo, perché avevo paura che non riuscissi in quel modo abbastanza a far comprendere tutto quello che volevo far comprendere, o che il mio editor magari non gli era piaciuto, non aveva capito quello. E poi invece anche lui gliele mandai tutte in quel modo, mi disse perfetto, è bustato a bestia, va benissimo. E io e quello a me però mi aveva aggiunto ulteriore paranoia, cioè già c'era la paranoia, certo, di un editore americano che mi dicesse oh ma come ti permetti, cioè, certo, io non parlo degli etruschi, cioè stai zitto, no? Cioè, però invece certo. Una domanda della chat box per Vito. Una domanda per Vito: ci sono dei disegnatori in particolare che hanno avuto o hanno influenza su di te e sul tuo stile? Ma che hanno avuto non lo so, perché per quanto riguarda questo progetto in particolare forse no, però in linea generale io quando disegno sulla mia scrivania ho dei volumi di Sean Murphy e Leon sicuramente sempre aperti, cioè quelli rimangono aperti, rimangono impolverati, sì, ma non li chiudo mai, quindi, e poi non lo so, alterno, perché in realtà mi rifaccio un po' più alle reference che cerco che agli autori. Gli autori, sai, indirettamente, osservandoli, magari prima o poi qualcosina nel cervello ti entra certo, a forza, no? E quindi non mi sono ispirato a nessuno in particolare, ma mi aiutano un botto loro. Sean Murphy può fare per me quello che gli pare, cioè è bravo in tutto, quindi... E sicuramente nella mia top 3 autori di sempre, credo. Poi quello che riesco a trovare in giro, in realtà osservo molto, leggo un po' meno, a dire il vero, ma compro fumetti per studiarmeli, cioè principalmente sto lì, me li guardo e... certo, quindi nulla in particolare, ma tanti. In realtà noi qua non si vede, ma abbiamo qualcuno che compra fumetti e li guarda. No, ma anche perché io ho degli arretrati da leggere che comunque non ce la potrei fare, ormai sono lì e nella prossima vita forse riesco. E, come ricordo Morrison che diceva una cosa, no? A furia di guardare i disegni degli altri, anche se non sono un artista, un po' imparo a disegnare, no? Ma sono dei particolari, delle cose, sì, esatto, che ti entrano. E quindi Morrison diceva proprio, vuoi non vuoi qualcosa ti entra, e io aggiungerei, parlando di Morrison, o ti entra un po' di esperienza o ti entrano le sonde aliene, perché Morrison dice che è stato rapito dagli alieni, però a parte quello. È affascinante questa cosa, perché ti rende in qualche modo, cioè siamo tutti influenzati da qualcosa, no? Più o meno, però in qualche maniera così ti rende molto unico sotto l'aspetto artistico, sì, no? Ti dico anche che comunque non, ovviamente ognuno c'ha il proprio stile, quindi non puoi forzare troppo la mano, nel senso va a finire sempre in un'altra direzione, però anche volendo io non riuscirei comunque a rubare lo stile di qualcun altro, cioè certo. Per me è impossibile, quindi sì, lasciarsi influenzare va benissimo, ma ovviamente devi cercare comunque sempre il tuo stile. Io non l'ho ancora trovato, tra l'altro, cioè penso di non averlo ancora trovato, quindi... C'è un'altra domanda e poi siamo verso altre due domande e poi siamo verso la chiusura. Una storia, un altro periodo storico particolare che ti piacerebbe che vi piacerebbe esplorare, cioè? Sì, a me la Prima Guerra Mondiale tantissimo, perché è super interessante, c'è veramente tantissimo materiale. Adesso farò pressione psicologica su scrivi, io faccio le cassette, no? Tipo, io faccio così, scrivi. Guarda. No? No, poi guarda, ne ho finita da poco una che era tanto che volevo parlarne, su Il popolo dei giganti pre-Inuit. Bellissimo. Quindi che la stiamo realizzando oltretutto con Nicola per Leviathan anche. Sì, 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 sì. È quasi tutto muto. Ah, signori, ma la soddisfazione che mi dà quest'uomo qua a me è unica. È unica.
Poi no, dipende, cioè come periodi, sai, più che il periodo è quello che ci metti, no? Che è interessante. Ora a me, per esempio, sto lavorando a un progetto nuovo che ha tantissima influenza. Volevo fare una sorta di Imen, però in versione splatter gore, mega violenta, no? Cioè, quindi tutto nello spazio, con questa sorta di epica, che ho fuso un po' con l'epica dei sette contro Tebe, cioè ho utilizzato i sette contro Tebe nello spazio e li ho resi splatteroni, no? Ho cercato di fare tutto un lavoro del genere. Quindi c'è proprio più che periodi storici, c'è proprio una ricerca Cioè, del. è un mixone preso Io è tipo. proprio una roba che mi fa impazzire lavorarle così, Sì, perché è proprio. come se ti fai una sera 20 pusher e via. Cioè, ed esce fuori qualcosa del genere. Sì, è una roba proprio che sì, quindi più che l'ambiente, cioè il periodo storico, diciamo, è proprio quello che ci vai a mettere dentro, cioè c'è una ricerca mia, ora è proprio un periodo, sono in fissa con l'epica riadattata, però c'è, cioè, per esempio quello scritto sulla, non scritto, impostato sulla Seconda Guerra Mondiale delle storie di guerra horror, in realtà riprende la Nabasi come tipo di storia, quindi c'è, sono questi soldati che devono tornare a casa durante l'invasione di Russia. È più l'influenza che ci vai a inserire Sì, che che ci vuoi. trasformi. Esatto. Chiedono nella chat box se andate al Salone del Libro a Lucca o al Cartomix. Allora, purtroppo no, perché per Lucca mia moglie partorisce. Quindi, Uber purtroppo, incinta. cioè, diciamo, gioiosamente no, Sì, però. quest'anno. No, abbiamo, però durante Lucca, il periodo lucchese, ci stiamo un po' organizzando per fare delle tipo un mini tour. Cioè, per ora abbiamo organizzato sette date in quel periodo, di cui tre sono in Toscana, poi siamo a Roma, Milano, cioè si cerca un pochino A Roma, Mauro, a Roma, scusatemi, apro una parentesi perché c'è un amico nostro, Mauro, che io non gli dico niente più quando c'è un fumetto che deve acquistare, gli dico semplicemente così: Mauro, ti fidi di me? E lui già va a comprarlo. Quindi, Mauro, a Oltretutto, Roma. a Roma c'è il Forbidden Planet il 29, proprio Vito che firma Vietnam Horror. Bene, bene, bene. Quindi, cioè, se lo vuole lo becca lì, insomma. Sì, no, ma guarda, già me lo immagino là, sicuro. Mi apre le porte. Quindi vado verso la chiusura e poi vi ringrazio alla fine. Io ho avuto la fortuna, invito appunto chi ci ha guardato, chi ci guarda e chi ci guarderà, di conoscere, a parte di leggere Vietnam Horror, perché è una sorpresa che non ti aspetti, ma di leggere Massimo Rossi, perché la capacità che ha lui a livello di autore e la dinamicità. Cioè, io ho letto tantissime storie di Massimo, dove veramente tratta horror, tratta azione, tratta giallo, tratta. Beh, veramente, anche se devo dire che sei molto bravo con l'horror. Sei molto bravo, non sei per niente banale, Non è una però cosa ecco. che potessi, vorrei fare solo quello nella vita, Lo vorrei fare so, solo come solo scrivere sinossi, no? Per Nella gli vita, altri, per gli che fai altri. nella vita il sinossaro? Una parola Tipo quelle così, di Netflix. sì, è veramente scoprirete un autore italiano che. Come dissi a Grazie. Vito nella live precedente, che è un cazzo di AK-47. E quindi niente. Il consiglio che vi do è leggere Vietnam Horror, non solo perché avrete una storia veramente bella, dalle tinte oscure e horror, non solo perché tratta un tema che è sì stato trattato, ma qui è trattato veramente bene. Perché c'è veramente molto di più del semplice horror, c'è molta psicologia, c'è paura, c'è terrore, proprio insida. E si percepisce, come diceva Vito, proprio nelle vignette, nelle celle, no? Proprio pagina dopo pagina. Ringrazio Massimo. Anzi, prima di chiudere, ti volevo chiedere se c'è qualche news, perché comunque poco fa mi ha mostrato una cosa, quindi.
puoi anche mostrarla, non lo so. Certo, è arrivato oggi fresca fresca, questa in realtà è la copia di mia moglie che è tutta pazza per questo fumetto, La mano del destino, esatto, di Jay Gonzo. Questo è uscito per Image negli Stati Uniti, è Top Cow, quindi è un fumettone 200 e passa pagine di roba. Lui è un pazzo, poi sulla luce libre, lui è un pazzo, tutto con questa fissa per il design mesoamericano, la luce libre, è una roba incredibile. State lavorando in qualcos'altro? Senti, lui sta preparando il secondo, dove il protagonista, come tanti luchador, diventa attore, e quindi c'è tutta la sua carriera. È una roba, è bellissimo, è un fumetto veramente, guarda, vi sfoglio un paio di pagine. Oltretutto è un fumetto tutto fatto in vettoriale. Me coglioni anche qua. Ci sono, no, ma è assurdo. In particolare da nulla proprio, infatti. Cioè. No, è assurdo, è una roba assurda, è incredibile. E voi cosa avete, qualcosa che bolle in pentola? Allora, guarda, sì, ora dal 18 esce il Barbarianone 4, Barbarian King 4. È proprio... Che tutti almeno io sto aspettando in trepidante attesa, come si suol dire. Arriva il 18, ora abbiamo iniziato da oggi il countdown, quindi manca una settimana all'uscita. Credo si farà anche delle promo interessanti, c'è all'interno magari il ticket dove chi lo prende, sì, nuovo, fortunati, eccetera, eccetera, può avere tutta la serie, il resto della serie, eccetera, eccetera. In più un tentativo che stiamo facendo ora in fumetteria è che ci siamo fatti il nostro catalogo magazine che va alla cassa. Cioè, no, non lo faccio vedere. Ah, figo, figo. E quindi è proprio la copia. Bello. Gratuita. Da bancone, la trovate al bancone, da qua poi la gente può ordinare, questo è il Captain Canuck, il canadese, la gente può ordinare il fumetto, c'è Vietnam Moro, grande, il nuovo, il reboot, il remecchino del fottuto uomo rana, che poi uscirà il secondo, sì, sempre fatto da Vito, sì, e poi sì, Barbarian 4, che sarà un po' il nuovo, tanta roba il magazine. Vito, tu c'è qualcosa, vabbè, Ma sai, abbiamo comunque uno o due titoli tutti i mesi, quindi a novembre, oltre Barbarian, uscirà Street Tiger di Artito Montana, che è un pulp di questo autore spagnolo, tutto matto, molto in stile Drive di Refn, come tipo di fumetto, che c'è quella, sì, che lui va con questa mazza di carbonio e un casco da moto a fare il vendicatore. Bellissimo! Cioè... Poi abbiamo, sì, appunto, a dicembre uscirà il terzo di Doomsday Machine, che è il nostro antologico, sì, a rivista, questo è sul genere Wild Western, e Paradise Lot, che appunto Paradise Lot è, io lo definisco sempre un kinky noir, praticamente niente, è un noir, proprio storia classica noir, dove c'è questa investigatrice che indaga su dei casi un po' particolari, molto interessante. Mm. E poi dall'anno nuovo usciranno titoli nuovi del Chapterverse, il Fottuto Uomo Rana 2, il secondo numero di Loki. Tanta roba, insomma. E due titoli in Age che abbiamo, tra cui uno Bitterroot, che ci stanno facendo un bellissimo film, fondamentalmente, nominato Eisner. Questo più avanti, secondo me, sarà carne fresca. Non mi fa parlare, perché questo aspetto, già leggevo molte cose riguardo al film, quindi si era creata una sorta di... No, ma non ci stiamo fermando mai, io ora dovrò un po' rallentare per questi due o tre mesi. Ci sta. Grazie a entrambi per essere stati qui con noi, per aver parlato di questa... Grazie soprattutto per il lavoro che avete fatto. Non vi fermate mai, a parte due mesi, però. Ma certo, non mi fermo neanche quei due mesi, lavoro da casa. Perfetto. Grazie a tutti, grazie Massimo, grazie Vito, buona serata a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, buona serata.